a tutti. Nuovo video speciale, argomento estremamente complesso. Allora, quello che mi è stato chiesto per questo video è: che cos'è un cerchio rituale? A che cosa serve? Come si fa? Allora, io penso, come la maggior parte delle streghe, so benissimo cos'è un cerchio rituale. Lo uso, ovviamente, ma non so definirlo. Non sapevo definirlo. Allora sono andata in giro, ho cercato un po' di blog, ho cercato un po' di YouTuber, ho cercato un po' di pagine Facebook dove si trattasse del tema del cerchio per avere una definizione proprio da dire, no? Per definire il cerchio, che cos'è il cerchio? Definizione chiave. Non esiste questa definizione chiave, questo l'ho capito. Tutti diciamo, tutti dicono una cosa diversa perché tutti ovviamente si basano sulla propria pratica, no? Quindi tutti dicono una cosa diversa, tutti dicono un aspetto del cerchio. Ma non mettono mai in relazione, in piedi, una definizione semplice semplice per far capire a un povero neofito, a uno che non ne sa proprio niente, che cosa sia questo benedetto cerchio. Quindi, quello che io proverò a fare in questo video, poi ovviamente se non riuscite a capirmi me lo scrivete e tentiamo di risolvere la questione, quello che tento di fare io è tentare di darvi una definizione, non so come dirvi, tentando di spiegarvi un po' tutto, che non proprio, non vi darò una definizione base, tento di farvi capire che cos'è però. Anche i libri, comunque tutti i libri, sia per principianti che non danno una definizione di cerchio, ma penso che una definizione di cerchio rituale non esista. Perché è troppo difficile forse da spiegare con due parole, no? Quindi io ci provo, poi se non ci capite niente me lo dite e boh. Allora, io il cerchio rituale o cerchio sacro lo definisco uno spazio sacro di lavoro. Vi avevo già detto anche nel video scorso, perché quando mi era stato richiesto di parlarvi dell'altare, che anche l'altare è uno spazio sacro di lavoro della strega. Però l'altare, specialmente quando è fisso, è uno spazio sacro di lavoro che però c'è sempre, sia che la strega stia lavorando, sia che la strega stia facendo altro, sia a prendersi il caffè con l'amico, no? Quando invece la strega, per quello che riguarda invece il cerchio c'è solo ed esclusivamente quando una strega sta lavorando, quindi quando sta facendo magia. Per il resto non c'è, perché viene chiuso. Quindi è uno spazio di lavoro, uno spazio sacro di lavoro. È uno spazio che serve a collegare la strega con le energie con le quali deve lavorare. Quindi, avete presente quando, non so se neofiti all'ascolto, avete presente quando sui libri vedete scritto che vengono chiamate le divinità, gli elementali, nel cerchio? Questo vuol dire che il cerchio sta fungendo da collegamento con gli altri mondi, con tutte le energie con cui la strega deve lavorare. E quindi in questo modo vengono chiamate le energie nel cerchio, perché si crea questo portale, possiamo chiamarlo così. Quindi il cerchio è anche un portale. Oltre ad essere uno spazio sacro di lavoro, è anche un portale. Poi cos'altro è? È uno spazio benedetto purificato, anzi, prima purificato e poi benedetto, poi vi spiego cosa vuol dire benedetto. Partiamo dalla purificazione. È uno spazio che deve essere purificato, quindi deve essere pulito da tutte le energie negative che ci sono dentro. Immaginate il cerchio come appunto il vostro laboratorio, perché più o meno il cerchio è un po' come se fosse il vostro laboratorio personale, no? Magico, ovviamente. Immaginate di lavorare in un ambiente sporco, maleodorante, schifido proprio. Ovviamente il lavoro non può venire bene, quindi dovete pulire questo spazio. Come si purifica lo spazio di lavoro? Allora, se siete all'aperto, ci sono tanti modi di purificazione, io ve ne dico qualcuno, eh. Allora, se siete all'aperto potete usare dell'incenso per purificare l'aria, potete usare delle acque specifiche, acqua di sole, acqua di luna, infuso di chissà che cosa, blah, blah, di tutte le erbe e le pietre che volete. Potete usare degli oli, fatemi pensare, eh. Aspettate, delle acque, dei infusi, di incenso. Se siete al chiuso, un'altra cosa che potete fare è potete lavare il pavimento, se si può lavare il pavimento, con acqua e sale.
per purificare bene bene bene. Poi ci sono anche tanti altri metodi, poi comunque io adesso vi sto dicendo un po' le basi, poi ognuno sviluppa un metodo tutto suo. E poi va benedetto. Cosa significa che va benedetto? Vuol dire che va caricato. Come molte cose, quindi allora tutti gli strumenti vanno purificati e caricati. Anche lo spazio sacro deve essere purificato e caricato. Come va caricato? Va caricato con le vostre energie, prima di tutto, la vostra positività, la vostra luce, la vostra forza, e poi con l'energia delle entità che chiamate con voi. Quindi magari se mentre costruite il cerchio chiedete, faccio un esempio, chiedete agli elementali di aiutarvi a realizzare il cerchio, allora ci sarà anche la loro energia a creare e benedire lo spazio sacro. A potenziare lo spazio sacro. Io faccio una cosa che io non so quanti possono fare, però per farvi capire, io tendo a usare un'acqua che purifica e, fra virgolette, carica allo stesso tempo. La uso per qualsiasi cosa, la uso per le pietre, la uso per gli strumenti, la uso per le erbe, la uso per qualsiasi cosa, che è l'acqua di luna. L'acqua di luna è un'acqua che io con la quale mi trovo benissimo. Magari qualcuno storcerà il naso e mi dirà che non è vero, però io posso garantire che una volta che bagno uno strumento qualsiasi con l'acqua di luna, questa lo purifica e lo carica al tempo stesso. Quindi io mi trovo benissimo. Ci sono tante acque che potete fare, c'è l'acqua di luna, l'acqua di sole, l'acqua di... vabbè, potete prendere direttamente l'acqua di fiume, l'acqua di pioggia, tutte queste cose qua. Potete purificare con gli elementi, quindi anche con candele, terra e cose così. Potete purificare con acque di pietre, quindi mettendo le pietre a bagno nell'acqua per un po' di tempo. Fate sempre bene attenzione che la pietra resista all'acqua, perché se la pietra si scioglie, siamo belli che fregati. Oppure acque di erbe, quindi un simile infuso, possiamo dire così, eccetera, eccetera. Quindi lo purificate e lo caricate. Quindi è un cerchio, faccio la ricapitolazione piano piano, quindi un cerchio sacro uno spazio sacro di lavoro, di collegamento, un portale e di energie positive, di purificazione. Che cos'altro è il cerchio? Il cerchio è una protezione. Il cerchio vi protegge. Una volta che avete pulito lo spazio all'interno e avete fatto il cerchio, siete sicuri che le energie negative che stanno fuori dal cerchio non entreranno. Vi protegge dalle energie negative. Il cerchio è sempre stato un simbolo di protezione e in questo caso è una forte, 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 forte protezione da tutto quello che è negativo fuori. E al tempo stesso racchiude le energie con cui si lavora in quello spazio lì, di modo che non divaghino chissà dove, ma devono stare lì perché lì si lavora. Quindi è anche una protezione. Last but not least, è un simbolo di ciclicità, di rigenerazione, di trasformazione, di trasmutazione, di eternità. Il cerchio è sempre stato un simbolo di queste cose, ovviamente. Più o meno questa è una definizione che possiamo dare di cerchio. Prima di proseguire, una piccola cosetta. Non è stato inventato dalla Wicca, io non so chi è che spara tutte queste balle. Ma chi dice che il cerchio è stato inventato dalla Wicca è una balla, grossa come una casa, perché l'utilizzo del cerchio è stato fatto risalire all'antico Egitto. Parliamo di 4.000 e fischia anni fa, quindi non è proprio stato inventato dalla Wicca, non so chi è che dice queste balle, ma non è vero. Chiusa parentesi sulla Wicca. Allora, adesso la parte più difficile di tutte è come si crea il cerchio. Allora, ognuno di voi poi avrà un metodo personale, però iniziamo a distinguere il fatto che il cerchio si distingue in due tipi: il cerchio fisico e il cerchio magico, chiamiamolo così, poi vi spiego. Allora, il cerchio fisico è quello che si vede in tutte le foto. Quando volete fare una foto molto Tumblr oppure volete fare una foto molto Instagram, a tema witchy, quindi a tema stregonico, vedete sempre la strega circondata da un cerchio che può essere fatto di tutto quello che vi pare. Il cerchio fisico è una cosa che serve ad aiutarvi a creare poi il cerchio magico e lo potete fare con quello che volete. Io ad esempio uso delle pietre, potete usare del sale,
potete usare un gessetto o del carboncino per poterlo tacciare, potete usare delle candele, meglio le tea lights che sono quelle piccoline, potete usare, non so, delle foglie, potete usare dei cristalli, potete usare, potete usare alla fine quello che vi pare, no? Potete usare della terra, potete usare anche delle ciotole d'acqua per dirvi, potete usare dei fiori, potete, insomma, quello che vi pare, potete anche usare una corda. Potete usare quello che vi pare per fare il cerchio fisico. Il cerchio fisico ha due scopi prevalentemente. O vi piace tanto e lo tenete, come succede a me, oppure vi serve semplicemente agli inizi per poi riuscire a sviluppare e a creare il cerchio magico. Cosa intendo io per cerchio magico? Quello è il cerchio rituale. Il cerchio magico è il cerchio rituale. Il cerchio fisico è solo un aiuto, oppure un abbellimento, possiamo dire così. Ma il cerchio magico è quello vero. Il cerchio magico o cerchio rituale o cerchio sacro va creato tramite la visualizzazione. E qui mi si para davanti un problemone perché adesso vi devo spiegare che cos'è la visualizzazione. Allora, facciamo un attimo un passo indietro, vediamo se riuscite a stare dietro. Allora, facciamo una grossa distinzione fra immaginazione, meditazione, visualizzazione. C'è chi le confonde tutte e tre, chi ne confonde solo due. Allora, sono tre cose completamente diverse. Quando una cosa si immagina, quando si fantastica, no? Io immagino di essere al mare, molto bello, molto figo, oppure immagino di essere in montagna, oppure immagino un pinguino gigante qui al mio fianco. Lo immagino e basta. Cioè, nella mia mente si profila una, fra virgolette, chiamiamola una fotografia, chiamiamola così, dove io mi vedo o al mare o in montagna o col pinguino gigante qui. Teniamo il pinguino gigante, va come esempio. Però nulla di più. Quando io invece medito, quando si parla di meditazione, si parla invece di percezione. Quindi quando si percepisce, e si ascolta qualcosa, di solito è il nostro corpo che si ascolta, cioè quando si fa meditazione solitamente si ascoltano le energie che percorrono il nostro corpo, il battito cardiaco, ci si concentra sul respiro, però ci si può concentrare anche su qualcosa all'esterno, tipo l'energia delle pietre, fate cristalloterapia, prendo una pietra che ho qua, questa è una corniola, non so, magari la metto qua, se io mi dovessi mettere a meditare e riuscissi a tenere ferma la mano, mi potrei concentrare sulle energie della corniola, che passano dalla corniola alla mia mano, quello meditare, percepire le sento anche adesso, percepire le energie che piano piano scorrono, oppure mi posso concentrare sulla brezza che mi sfiora il viso, oppure posso concentrarmi sul calore del sole, insomma, sul rumore dell'acqua. Questo è meditare, concentrarsi su qualcosa. Quindi già la distinzione forte fra immaginazione e meditazione. La visualizzazione è una cosa invece a sé stante. Spesso e volentieri va molto d'accordo con la meditazione, nel senso che nella maggior parte delle meditazioni poi subentra il momento della visualizzazione. Vediamo se riesco a spiegarmi con un esempio. Molti tipi di meditazione guidata tendono a spiegarvi, tendono a farvi arrivare, diciamo così, al vostro inconscio tramite la famosa metafora della scala, no? Quindi la voce della meditazione guidata vi dice che c'è una. Mi dice una cosa tipo questo. Davanti a te c'è una scala che scende verso il basso. Inizia a percorrerla, senti i piedi che toccano i gradini, senti la mano che scorre sul corrimano, senti l'odore, non so, di muffa, cose così. Arriva al fondo, c'è una porta. Apri la porta e senti la porta cigolare. Allora, mentre la vostra guida della meditazione ve lo sta dicendo, lei lo sta immaginando, ok? Perché lei si sta vedendo, mentre ve lo racconta, si sta immaginando un attimo questa scala per potervela raccontare bene, perché sennò non ha senso. Ma durante la meditazione, il momento in cui lei vi dice vedi la porta, voi dovete visualizzare, non basta immaginare, ve la dovete visualizzare.
Quindi cosa significa visualizzare? Significa immaginare con una potenza e una forza sufficienti a rendere quasi reale la vostra immaginazione. Se io visualizzo qui il pinguino gigante, allora se io lo immagino, mi vedo con un pinguino gigante qui a fianco, ma niente di più. Se io visualizzo il pinguino gigante qui a fianco a me, vuol dire che a un certo punto inizierò proprio a percepire la sua presenza, lo immaginerò talmente forte da poter percepire la sua presenza, da poterlo sempre con la mente, anche vedere con la mente. Da poter sentire il suo essere accanto a me. Questa è la differenza fra immaginazione e visualizzazione in particolar modo, ok? Perché visualizzare significa immaginare talmente intensamente che il nostro corpo lo percepisce come qualcosa di reale. E quando nelle meditazioni dove vi dicono c'è la scala, scendi, apri la porta così, se siete bravi, arrivate a un punto dove la visualizzazione è talmente reale, talmente forte che voi sentite la mano che comincia a fare come se davvero stesse scorrendo. Voi magari o siete sdraiati o siete seduti lì, però sentite la mano che magari è ferma così nella classica posa della meditazione oppure è stesa sul letto, però cominciate a sentirla che è come se scivolasse verso un, cioè cominciate a sentire la sensazione di un corrimano sulla pelle, le gambe che iniziano a muoversi perché è talmente reale la visualizzazione. Questa è la differenza fra visualizzazione e immaginazione. È talmente reale che si muovono come se stessero scendendo le scale. Voi sentite l'odore della muffa, anche se non c'è muffa voi dove siete, però la visualizzazione lo rende reale e quindi voi sentite l'odore della muffa. Perché tutto questo sproloquio sulla meditazione, sulla visualizzazione, sull'immaginazione? Perché il cerchio va visualizzato. Il cerchio va visualizzato, il cerchio va visto con la mente, ovviamente va creato con il vostro potere. Quindi come si crea il potere? Si visualizza. Questo significa che voi dovete con la vostra energia, con le vostre forze, dovete fare tanto esercizio di meditazione e visualizzazione per poter arrivare a fare un cerchio decente. Significa appunto che voi dovete mettervi lì e visualizzare il cerchio. Potete visualizzarlo che si crea in diversi modi. Potete pensare che inizia da un punto e poi percorre così, sempre in senso orario. Può essere che si materializza miracolosamente, può essere che non lo so, può essere, lo potete creare fra virgolette come vi pare. Solitamente è fatto di luce, di solito, e di solito è una luce bianca. Come anche nel mio caso una luce bianca, perché ricorda molto la purezza, la protezione, qualcosa di puro, di bello che vi sta aiutando. Ma se vedete altri colori, voglio dire, non c'è nessun problema. Il cerchio fisso vi serve per fargli seguire un percorso. Ok? Quando visualizzate il cerchio, avere il cerchio fisso lì vi aiuta a vederlo anche con gli occhi per poi vederlo con la mente. Più andrete avanti con la pratica di visualizzazione, più il cerchio fisico vi servirà sempre meno. Io il cerchio fisico penso che lo terrò sempre, almeno nei rituali grandi, perché mi piace troppo vederlo, cioè proprio a scopo di abbellimento, diciamo così. Però se io sono in un momento in cui mi serve una divinazione lampo, quindi devo fare un lavoro, è ovvio che intorno a me subito visualizza il cerchio. Ok? Quando magari percepisco delle energie negative, visualizzo il cerchio. Sono momenti in cui non ho certo né il tempo di mettermi lì a fare il cerchio con le pietre, neanche, magari non ce l'ho neanche lì perché magari sono in un altro posto proprio e non ho le mie pietre con me, però visualizzo il cerchio e il cerchio c'è. La pratica della visualizzazione è veramente difficile, sia da spiegare che da imparare, però dovete farvi le ricerche, se volete diventare streghe questo dovete fare, dovete mettervi lì. Imparare che cos'è imparare a meditare e a visualizzare. Prima meditare e poi visualizzare, perché sennò non potete fare il contrario. E se invece avete come me la fortuna di fare queste cose senza saperlo, ma lo fate fin da quando siete piccoli, meglio, perché almeno è una cosa naturale che avete già dentro voi e potete fare tranquillamente il vostro cerchio. Come si crea il cerchio? Quindi, una volta che avete imparato a visualizzare, fate creare questo bellissimo cerchio. Bisogna incatenarlo con una formula. Questa formula serve a incatenarlo, quindi serve a lasciarlo lì. Questo perché voi vi concentrate sul cerchio e tramite la formula, che di solito è in rima perché in questo modo non avete sempre il libro delle ombre sotto al naso, in questo modo
Voi, come posso dire? Aspetta un attimo. Voi potete distogliere l'attenzione, cioè una volta che avete creato il cerchio, tramite la formula, in pratica gli dite di restare lì buono, che a svolgere il suo lavoro, mentre voi vi concentrate su altro, perché non potete stare sempre lì a pensare al cerchio, dovete anche poi cominciare a pensare anche ad altro, al lavoro magico che dovete fare, eccetera, eccetera, no? Quindi con la formula lo si incatena, potete anche dargli un nome se volete, cioè, nessuno ve lo vieta, però lo dovete incatenare con la formula in modo che appunto stia lì. Il cerchio va aperto e va chiuso, quindi quando si dice che va aperto significa che deve essere fatto, deve essere visualizzato. Quando si dice che va chiuso significa che deve essere ritirato, cioè tutte queste energie devono ritornare o a voi o a chi vi ha aiutato a fare il cerchio. Se non chiudete il cerchio, è come se le vostre energie stessero costantemente si consumassero in quel cerchio lì. Voi magari non lo usate più, però le energie continuano ad andare. Non va bene, diciamo così, sprecare proprio così le energie non è proprio un granché. Quindi il cerchio va chiuso. Quando avete finito il rituale, avete finito il lavoro magico, potete o dire un'altra formula o dire una semplice frase o semplicemente visualizzarlo che o si spezza o svanisce o cose così e ritirare, chiudere quindi il cerchio. Una cosa che potete fare sempre nel cerchio è creare dei passaggi. I passaggi si creano sempre tramite visualizzazione. Quindi non c'è santo che tenga, dovete visualizzare e basta. Scusate, faccio un po' di baccano probabilmente con il tappetino e sposto anche qua il computer. Fare un po' di baccano. Allora, i passaggi si possono creare sempre con la visualizzazione, sempre facendo molta attenzione a non far entrare energie negative. Io un passaggio l'ho creato e l'ho creato all'inizio del mio percorso. Quel momento lì in cui ho creato quel passaggio lì è stato il momento in cui ho capito tante cose. Ma era verso il primo mese di pratica. No, era verso un febbraio, quindi il secondo mese di pratica. Allora, io lì ho capito, in quel momento lì, adesso vi racconto l'aneddotino, lì ho capito quanto era grande il mio potere, il potere del cerchio, che cosa volesse dire, cioè che cosa fosse un cerchio e cosa volesse dire lavorare con delle energie, quindi essere strega. Allora, era un esbat, me lo ricorderò finché campo. Era un esbat e c'era un temporalone, ma one. Comunque sta di fatto che il cane, di cui sentite sempre gli artigli o gli sbuffi o gli abba quando abbaia, eccetera, 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 ma che non si degna di venire da questa parte della videocamera, della fotocamera, pardon, prima o poi ce la farò a farvelo vedere, è sempre stato è sempre stato spaventato dai temporali, no? Quindi è venuto giù nel salone e non mi aveva mai visto fare un rituale prima. Comunque è entrato e ha visto che appunto stavo facendo questo che facevo con questo cerchio qua fisico, che appunto, ripeto, faccio sempre il cerchio fisico quando posso, perché è bellissimo da vedere. E ha visto che entravo lì e subito ha iniziato a fare tutto il perimetro del cerchio annusando le pietre senza entrare, le annusava solo, non le toccava neanche le pietre, solo annusava, ha fatto tutto il perimetro, tutto quello che poteva fare l'ha fatto e poi si è fermato a un certo punto dove praticamente mi guardava, praticamente mi chiedeva di entrare, no? Mi guardava come se volesse entrare e gli dicevo vieni, 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 lui non veniva. Allora subito, ma istintivamente ho pensato vabbè, magari devo fargli un passaggio, no? Perché avendo innalzato sto cerchio di protezione, ovviamente non è che poi. Allora, istintivamente sempre, parlo sempre d'istinto, ho messo fuori un braccio dal cerchio, sempre visualizzando il passaggio, bla bla bla, tenete sempre a mente la visualizzazione, ho messo fuori un braccio e ho creato un passaggio, ho visualizzato un passaggio che avesse permesso solo al mio cane e alle energie positive di entrare, mentre quelle negative le avrebbe tenute fuori. Il mio cane è entrato, si è accucciato a fianco a me. Allora, tenete bene a mente che il mio cane, se c'è una cosa che non fa quando ha paura è dormire, perché ovviamente ha paura, quindi deve stare sveglio il più possibile perché ha paura. Allora, appena è entrato, si è accucciato e si è messo a dormire. Ma ronfava alla grande proprio, cioè io non ho mai visto e sentito il mio cane dormire così bene.
E quando poi ho finito tutto e ho spezzato il cerchio, cioè nel senso che ho chiuso il cerchio, si è svegliato subito e ha ricominciato a tremare come non so che cosa. E lì ho capito tante cose, ho capito cosa serve il cerchio, ho capito il potere del cerchio, ho capito il mio potere, ho capito veramente che cosa volesse dire essere strega. Ora, chi non vuole credermi non mi creda, chi mi vuole credere mi creda, io per quello che posso, per quello che vale, giuro che è successo davvero. E quindi questo ve l'ho raccontato per farvi capire quanto è importante avere un cerchio. Cioè, se voi non lavorate in un ambiente pulito e protetto, soprattutto, non potete pretendere che poi i vostri incanti vadano a buon fine. Ok? Io spero di avervi fatto capire bene, bene, bene che cos'è il cerchio, però bene, bene, bene so che non ve l'ho fatto capire perché non ho dato una definizione. Il cerchio è difficilissimo da spiegare. E infatti il video è semi-eterno. Per un motivo, eh. Io spero che comunque qualche nozioncina in più di prima ce l'abbiate avuta e ovviamente fatevi sempre, lo sapete che io sono sempre uno spunto, quindi poi vi fate poi le vostre ricerche, vi fate un, come posso dire, vi sviluppate poi un vostro rituale di apertura e di chiusura, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Però questo è quello che c'è da sapere sul cerchio. Se avete domande, ormai già lo sapete, me ne potete fare. Come vi pare, in forma pubblica, forma privata, qui sulla pagina Facebook della Strega del Lupo, eccetera, 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 cosa che già sapete, alla fine niente di nuovo. E niente, noi ci vediamo al prossimo video, io vi lascio un bacione, nel frattempo continuiamo anche con gli altri progetti. E niente, io vi auguro una buonissima giornata e se siete neofiti anche un buon sentiero, un buon percorso. Thank you.